Ben ritrovati a questo nuovo numero di Epicenter. Anche in questo caso parliamo di impianti elettrici con specifico riferimento alla sicurezza e una nuova normativa che dal 1° novembre interessa sì le imprese ma anche i privati. Lo facciamo con il direttore tecnico Francesco Zilio. Buongiorno Buongiorno a Zilio, tutti gli grazie ascoltatori. per essere intervenuto. Allora, Grazie ho introdotto efficacemente quello che è una nuova normativa che è appunto in vigore dal 1° novembre. Di cosa a voi. Sì. si tratta, Zilio? Allora, si tratta della più recente edizione della norma 64.8, che sostanzialmente, passatemi il termine, è il Vangelo dell'impiantistica elettrica, nel senso che da tutte le indicazioni, tutte le disposizioni, le definizioni, i provvedimenti, compresi anche gli impianti in luoghi particolari, tipo locali uso medico, locali a maggior rischio in caso di incendio, eccetera, eccetera, di come vanno eseguiti gli impianti. Parlo di impianti elettrici in bassa tensione, quindi sostanzialmente fino a 1000 volt, quindi abbracciano tutto il settore dei 230 e di 400 volt, che è la bassa tensione che usiamo tutti nelle case, nelle abitazioni, piuttosto che nelle aziende, negli alberghi, in tutte le strutture. Ovviamente questa norma non riguarda gli impianti a 20.000 volt, quindi quando c'è di mezzo una cabina di trasformazione, perché quella tensione, che è molto più alta e molto più pericolosa, è inserita in altre norme più Mi specifiche. scusi, 20.000 volte intende le grandi imprese, le grandi strutture per far capire ai nostri A telespettatori. volte anche gli alberghi, dipende, nel senso che non necessariamente quando c'è una cabina di trasformazione del cliente ci sono grandissime potenze in gioco. Potrebbero esserci 150-200 kW, che è mediamente è una potenza gestita in bassa tensione, però ci sono zone periferiche dove Enel o chi per essa non arriva in bassa tensione con elevate potenze e quindi gestiscono l'utente con una cabina derivata dalla rete in media tensione, quindi o 10 o 20 kV o 15 kV a seconda delle zone dell'Italia. Ecco, fatto questo inciso, torniamo subito velocemente sulla nuova norma che citavamo poco fa, ovvero la 664.8, e qui voglio aprire una parentesi e spero di essere molto, molto, come dire, preciso e breve. Allora, l'utente domestico, la signora Maria di turno, no? Che tutti conosciamo, no? L'utente domestico, normalmente, allora, parlando di un impianto nuovo, chiaramente chiama un elettricista, si fa fare un preventivo, l'elettricista gli fa l'impianto dell'abitazione. L'elettricista, quando ha finito il lavoro, deve rilasciare la dichiarazione di conformità con tutti gli allegati necessari. E in quel documento deve citare la norma che sto spiegando, che sto accennando, ecco, che è la 664.8. Cosa significa? Significa che la dichiarazione di conformità che deve fare la ditta esecutrice, che è un elettricista abilitato, ai sensi del decreto 37 del 2008, sostanzialmente citando quella norma, ovvero appunto la 664.8, attesta di aver eseguito l'impianto secondo le prescrizioni di quella norma. E deve avere dei requisiti questa azienda per poter accreditare, diciamo così, in base a questa norma. Allora, deve Ma avere. la signora Maria deve chiedere allora all'impresa che le fa l'impianto elettrico preventivamente, lei è in possesso i requisiti per poter rilasciare tale certificazione? Allora, normalmente gli impiantisti elettrici iscritti alla Camera di Commercio con un'impresa elettrica hanno tutti questi requisiti, altrimenti non potrebbero esercitare la professione. Quindi viene da sé che se uno chiama un imprenditore nel settore elettrico, quello deve avere, anche se non lui direttamente, ma proprio dipendente con la direzione tecnica, col potere di firma per la conformità, la facoltà di emetterla alla conformità. Apro una sub-parentesi molto rapida. Quando si parla anche di fotovoltaico o più in generale di fonti rinnovabili, ricordo che, e questo non è sempre chiaro, ma è obbligatorio, chi fa quel lavoro deve essere dotato anche della qualifica FER, che vuol dire fonti energia rinnovabile, che è una qualifica che non sempre viene trascritta nella visura camerale, ma è fondamentale per poter firmare la dichiarazione di conformità di tale impianto fotovoltaico o di tale impianto più in generale a fonti rinnovabili. Questa cosa qua sfugge spesso, a me è capitato anche in lavori abbastanza importanti, e
E siccome è un riconoscimento amministrativo, perché uno deve fare un corso di tot ore di aggiornamento, quindi deve avere dei requisiti, se manca questo requisito si va a rischio che quella dichiarazione di conformità per eventi successivi all'emissione possa venire invalidata perché chi l'ha firmata non ne aveva titolo. Okay. Titolo non per il decreto 37 che ce l'ha, ma per la qualifica FER. Ecco, è un argomento non sempre molto noto, io l'ho trovato, ripeto, anche in lavori abbastanza importanti e ci tengo a sottolinearlo e chiudo la subparentesi. La parentesi della signora Maria che chiama… Che torna al suo impianto elettrico. Esatto, che torna al suo impianto elettrico. La signora Maria ha un conto che deve fare una riparazione, un conto che debba rifare un impianto completo perché decide di ristrutturare la casa. Okay. In quel caso la signora Maria è accompagnata anche da un tecnico, da un geometra, da un ingegnere, un architetto, quel che le cura tutti gli aspetti architettonici, autorizzativi, comune, non comune, eccetera, eccetera. Quindi di solito non deve fare lei questi approfondimenti perché le imprese che partecipano a queste attività di fatto sono tutte abilitate. Il punto qual è? Quando io faccio un ampliamento di un'abitazione o vado a ristrutturarne una parte, la dichiarazione di conformità, che non sarà magari complessiva perché c'era già, sì, ma riguarderà solo quell'ampliamento, deve comunque esserci. Quindi, e deve contenere anche questa nuova normativa che entra, certo, in vigore, quindi, sì, perché le quindi sia per gli impianti nuovi che per le ristrutturazioni di quelli esistenti, sì, vero? Infatti questa norma si applica, come generalmente un po' tutte le norme CEI, si applica per l'esecuzione di nuovi impianti o modifiche sostanziali di impianti esistenti, se gli impianti esistenti sono fatti con le precedenti emissioni della CEI 64.8, sono comunque a norma. Nel senso che questa norma non è obbligatorio che uno debba rifare l'impianto per rispettare questa norma, perché se l'impianto rispettava quella precedente è già a norma, non so se mi spiego. Sì, certo. Anche qua apro una, sempre scusate, uso le parentesi perché sono argomenti integrati alla discussione, spesso e volentieri si assiste a delle cose poco piacevoli, nel senso che ci sono impianti ancora a norma, uno inconsapevolmente pensa che sia da cambiare perché la norma cambia, chiama in questo caso magari persone che non sono proprio del tutto trasparenti, dicono sì sì bisogna cambiare tutto, gli rifà l'impianto. Attenzione, qui accendo degli alert perché sì, non sempre è da rifare tutto l'impianto, quindi attenzione, esiste anche lo strumento della dichiarazione di rispondenza, che vuol dire che se io ho un impianto costruito in epoca diversa che non ha la conformità per qualche motivo, perché non c'è più la ditta, è scomparsa, fra virgolette, per vari motivi, che aveva fatto il lavoro, abbiamo lo strumento della dichiarazione di rispondenza, quindi con delle competenze per l'impresa elettrica e successivamente per un tecnico come sottoscritto, lo strumento della dichiarazione di rispondenza sta a significare che io analizzo un impianto vecchio, fatto ante 2008. Però, okay, è stato fatto vecchio, però è ancora esatto, rispondente alle normative esatto, attuali. Ecco, vi do un peso e una misura. Una dichiarazione di rispondenza costa una minima percentuale su un valore complessivo di impianto. Quindi, se uno mi arriva a dire no, bisogna buttare via tutto e non è vero, vuol dire spendere 20, 30, 50 mila euro, certo, di un lavoro, parlo non più del domestico, ma di un lavoro più, più ampio, e con questa spesa uno si trova di fronte a un impianto nuovo, che certamente deve essere a norma perché è nuovo, chiaro, ma non è detto che quello che hai appena buttato via si potesse ancora tenere. Anche perché, quindi, Zilio, qui apriamo un'altra parentesi, il tema assicurativo, nel senso che se c'è una rispondenza alle normative, anche quella nuova che ha citato, voglio dire, l'assicurazione risponde, altrimenti c'è qualche punto interrogativo, giusto? Potrebbe verificarsi allora, casi di questo tipo, Zilio. Allora, scusate, allora l'assicurazione quando interviene per un sinistro fa tutta una serie di valutazioni, ovviamente. Sì. Vengono fatte delle perizie e poi a seconda dell'entità del sinistro entrano in gioco tecnici, entrano in gioco consulenti, perizie e quant'altro. Ma diciamo in linea generale le condizioni dell'assicurazione e quindi del contratto con il cliente di solito hanno determinate, non sono esclusioni, sono puntualizzazioni, sì, ovvero se la causa del sinistro è determinata da un impianto che sia o meno a norma ma che non è certificato, non posso risalire
ha una responsabilità di chi ha firmato quella certificazione. Certo. Ok? Chiaro. Diversamente, se io ho un impianto vecchio, ma capita spesso con gli alberghi, sta cosa qua, non per le assicurazioni fortunatamente, ma proprio per gli aspetti legati ai vigili del fuoco, certificati, eccetera, eccetera, un albergo che ha un impianto molto complesso, per quante poche camere abbia, è un impianto complesso, non è che sempre ha la documentazione di conformità, perché magari nel tempo ha affidato a qualche ditta che poi, come dicevo prima, è scomparsa, senza dire il motivo del fatto che è scomparsa, o semplicemente perché è andato in pensione il titolare, quindi quella ditta non c'è più formalmente e quindi non è più in grado di rilasciare nessuna dichiarazione. A quel punto il titolare di un albergo si trova un impianto che non è certificato, ma che non deve essere rifatto per poter essere certificato, può essere certificato in rispondenza. Ecco, non è ancora molto conosciuta questa prassi, però vi dico, se ci sono le condizioni, ovviamente, perché se l'impianto è fuori norma non si risolve con la rispondenza, bisogna farlo comunque nuovo, certo. Questo è giusto dirlo, però con lo strumento della rispondenza si possono fare diverse cose e quindi andare a sanare con una cifra minimale rispetto a un intervento più complessivo tutti gli aspetti di documentazione tecnica dell'impianto. Poi anche lì bisogna dire, la rispondenza deve dire come è fatto l'impianto, perché se io certifico una cosa e non dico come è fatto, non metto schemi, non metto piante, non metto nulla, certifico tutto e certifico niente. Chiaro. Quindi bisogna stare un attimo attenti. Va fatto con i dovuti requisiti e con le aziende quindi che hanno anche queste giuste competenze. Ecco, mediamente quando siamo su impianti che superano i 6 kW entra in gioco sempre un professionista, questo per norma di legge. Ecco, però al di là di questo anche lì c'è modo e modo di fare le rispondenze e quindi anche costi diversi. A volte vedo delle rispondenze che mettono a rischio anche chi l'ha firmata perché sono troppo blande, sono troppo generiche. Quindi sì, uno ha speso poco, però ha anche poco, nel senso che se capita qualcosa è contestabile. Detto questo, e finiamo, ecco, la nuova CE64.8, che magari avremo modo di riprendere in altre occasioni, sostanzialmente è da addetti ai lavori, quindi deve conoscere l'impiantista elettrico, certo. Deve conoscere il committente, credo, no? Perché il committente deve sapere che c'è, certo. E quindi magari lo scrupolo e di deve dire... guardare magari anche, credo, no? Sulla certificazione, esatto. Finale che venga citata questa nuova, esatto. Normativa. Ecco, non andate sempre col fai da te, perché spesso, anche recentemente, dove abito giù vicino a Padova, ha preso fuoco una mansarda, ha fatto qualcosa come 300.000 euro di danni, per fortuna senza feriti, ma è andata a fuoco, certo. Perché magari quindi, uno attacca la prolunga, chiaro, attacca chiaro. Questo, attacca e l'altro. E quindi c'è la sicurezza che è comunque sempre, esatto. Il tema fondamentale. E esatto. Proprio qui chiudiamo, Zilio, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma le ringraziamo molto per queste utili informazioni che ci ha dato, grazie, soprattutto in tema di sicurezza. Quindi grazie a Francesco Zilio. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. E grazie ancora una volta a voi tutti per il gentile ascolto. Arrivederci.